regina delle piante da terrazzo per sole pieno, 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 è la Bougainville. Ne parliamo dopo la sigla. Garden Italia Vasi, qualità, stile, passione. Eccoci qua, Bougainville c'è una bella storia perché è stata scoperta nel 1768 in Brasile da una tal Jeannette Barrette che era una botanica esperta, infermiera, aveva tantissime specializzazioni ed era a seguito di una spedizione botanica su una nave il cui comandante era Philippe-Antoine de Bougainville, mi pare si chiamasse così. E per cui hanno dedicato la scoperta di questa pianta al capitano, cosa che capitava spessissimo perché anche la forsizia, che è un'altra pianta, è stata chiamata così in onore dello scopritore Lord Forsyth. Allora, come la dobbiamo usare? La dobbiamo usare nei terrazzi a pieno sole o nei giardini con pareti esposte a sud. Io ho scelto di usarla sui terrazzi. E abbiamo usato questi vasi a parete, uno è un terracotta a mille righe, l'altro è un antracite un po' più basso, sempre a mille righe, sempre in rotazionale. Come potete vedere, la parte dietro è piatta perché va accostata al muro. Perché? Perché la Bougainville è un rampicante, per cui dovrà essere poi slegata dai suoi bambù, stando molto attenti alle spine che sono cattivissime perché c'è delle spine tremende, e legata a un traliccio. Traliccio di bambù, traliccio di plastica, di ferro, di quello che volete, però deve avere un sostegno, non si attacca da sola come la vite del Canada o l'edera. Particolarità: sole pieno, l'abbiamo già detto. Le sue fioriture sono molto importanti. Teniamo conto di una cosa, che il fiore veramente è quello all'interno di queste brattee. Queste qua sono delle foglie modificate, un po' come la stella di Natale, ve lo ricordate? Ecco, questo è il fiore vero e proprio e questa è la brattea. Vengono coltivate per il colore della brattea, un po' come vi ho detto la poinsettia che è la stella di Natale. Ce ne sono di vari colori, fiorellino è questo qua bianco, ecco, qua si vede bene. Ce ne sono di vari colori, questi sono un po' particolari, solitamente la vedete al mare di quel colore bello violaceo. Io ne ho trovata una sul rossiccio porpora e una sul giallo aranciato come idea, quindi sono un attimino più strane, però mescolate assieme hanno una bella resa e fioriscono tantissimo. Il segreto per farle fiorire è sempre tenerle abbastanza contenute perché è una pianta che cresce velocissima, però se la si tiene contenuta, quindi si taglia dopo le varie fioriture sui rami sfioriti, questa ricaccia tanti fiori per tutta estate. Il terreno, nonostante sia una pianta che sta al sole pieno, è una pianta che ha bisogno di terreno acidofile, come le azalee. Per cui quando la trapiantate, mescolate al terreno per acidofile delle piccole chicche di o pietar pomice o lapillo vulcanico, perché deve essere ben drenato, perché non ama molto i ristagni. Che cosa dovete fare oltre a metterla al sole? È una pianta anch'essa mangiona, nel senso che le piace il fertilizzante, per cui diciamo che dalla primavera in poi, saltando l'estate calda calda, conviene fertilizzarlo con un fertilizzante abbastanza forte in una buona titolazione d'azoto che va a far sviluppare la parte aerea. Le radici già sono belle cattivelle, quindi è inutile andare a intensificare quelle. Acqua sui terrazzi coltivate in vaso almeno 2 volte al giorno, mattina e sera. Se invece ce l'avete in terra piena, potete anche dargliene una volta sola, un giorno sì, un giorno no. Io la preferisco in vaso perché è una pianta che teme il forte gelo qua da noi a no, in nord Italia, al sud invece è spontanea e può rimanere senza problemi e senza coperture. Qua da noi però se la copriamo col tessuto non tessuto sui nostri terrazzi o addirittura pigliamo il vaso e lo ricoveriamo sempre in veranda fredda o pianerottolo, quello che è, la pianta sopravvive bene e dopo una bella potatura primaverile ricaccia tutti i suoi fiori. L'importante è che il vaso sia in rotazionale, che così almeno non si spacca e fa una bella figura. Cosa dire d'altro delle Bougainville? Quando la tagliate, indossate sempre dei guanti di pelle, perché guardate che le spine sono veramente tremende. Infatti, se voi notate una piccola particolarità, ne stacco una, praticamente
ci sono le foglie che molto spesso sono segnate, ma non è una malattia, è perché col vento o con altri movimenti le spine della pianta stessa vanno a ferire la foglia e quindi si crea la necrosi, ovvero la cicatrice del taglio. Per cui non preoccupatevi se hanno le foglie non bellissime, tanto sono coltivate per i loro magnifici fiori. Mi piacciono molto. A Milano oramai con la tropicalizzazione in atto ci sono pareti intere di bougainville che tengono perfettamente anche in inverno. Per cui, che cosa vi dico? Intensifichiamo la bougainville nei terrazzi delle città.